Provincia di Caserta, non vi vedo ancora, ma fra poco vi vedrò, e con Margherita Riccitelli, coordinatrice della scuola Cittadinanza Attiva Pedimonti, eccoci, con vari studenti insieme a lei. Allora, vedo Cittadinanza Attiva e ne sono contenta, perché dobbiamo a Cittadinanza Attiva l'esistenza di dati, dati che mancano invece alle nostre istituzioni. E dati tra l'altro su cui manca anche, sotto certi aspetti, diciamo, c'era la trasparenza, ma di questo chiederemo conto non appena possibile alla nostra politica. Quindi vengo da lei, dottoressa. Allora, qual è la situazione lì in questo istituto? Alle spalle noi vediamo un cantiere. Buonasera, grazie per l'opportunità che ci avete dato. L'unica cosa precisa, sono Margherita e non sono dottoressa, grazie mille. Sì. Allora, alle spalle c'è l'edificio dell'Istituto Agrario, che è stato monitorato da Cittadinanza Attiva nel 2014 e abbiamo avuto un finanziamento di 2.637.000 euro di un monitoraggio fatto da Cittadinanza Attiva Matese. Però questo istituto purtroppo era stato chiuso per il terremoto e non risultava nell'elenco degli istituti terremotati. Questo è stato un grosso dispiacere scoprirlo. Però l'attivismo civico degli studenti che hanno segnalato questa mancanza, questa chiusura di questo istituto, di alcuni docenti e alcuni cittadini, e con l'aiuto dell'assessore Fortini, della dottoressa Galimberti, soprattutto di Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale e rete scuola nazionale di Cittadinanza Attiva, siamo riusciti ad ottenere questo corposo finanziamento. Però dal 2015 ad oggi prego di vedere in che condizioni sta questo edificio. Ma è assurdo, ma com'è possibile? A sapere. Com'è possibile che ancora non sono finiti i lavori? Sì. Lo chiediamo continuamente, non ci viene data una risposta esatta, è arrivata una comunicazione alla dirigente che l'edificio sarebbe stato consegnato il 31 ottobre del 2024, ma lei pensa che possa... oppure a breve possa essere consegnato questo edificio ai ragazzi? Cittadinanza Attiva con i ragazzi chiede assolutamente che venga consegnato tutto l'istituto agrario, sia come struttura, ma anche riaperto con tutte le dovute certificazioni all'attività scolastica, perché i ragazzi sono stanchi di non poter fare il laboratorio e dal 2014 i ragazzi che si sono diplomati non hanno fatto laboratorio. Stamattina i ragazzi hanno fatto uno sciopero, noi teniamo il rappresentante di istituto, i rappresentanti di classe, il presidente dell'ordine dei periti agrari, la vicepresidente del consiglio d'istituto, alcuni genitori e cittadini. Ci fa sentire Margherita, ci fa sentire Margherita la voce degli studenti, la voce dei genitori, perché ripeto, qui c'è proprio una compromissione anche del diritto allo studio. Il presidente, allora, il rappresentante d'istituto. Buonasera. Ciao, come ti chiami? L'istituto tecnico agrario. Domenico. Allora Domenico, insomma, immagino siate arrabbiati. Certo che siamo arrabbiati, perché sono 10 anni che veniamo presi in giro, siamo stanchi di essere trattati come degli studenti di serie B, perché noi, facendo l'istituto tecnico agrario, non possiamo diplomarci e definirci dei periti agrari senza aver fatto un'ora di laboratorio. No. Io adesso sto facendo il quarto anno e non ho fatto nemmeno un'ora di laboratorio, non penso questa sia una cosa normale. E quindi stamattina abbiamo fatto sciopero con l'aiuto anche dell'Istituto Tecnico Industriale, perché vogliamo dimostrare che noi siamo un istituto unito, e questo, siamo stanchi e continueremo a scioperare finché non ci saranno date le giuste, appunto, le cose che ci spettano.
Ecco, sottolineiamole le parole di Domenico, studente di serie B, perché davvero è proprio così, visto che appunto voi viene pregiudicato quello che voi dovreste fare e che di fatto non riuscite a fare. Ci sono anche i genitori con voi, vogliamo sentire anche la voce dei genitori che penso insomma condividano il fatto, la rabbia verso una situazione che non è tollerabile. Salve signora e grazie. Salve, io sono la rappresentante dei genitori perché sono la vicepresidente del consiglio d'istituto. Stiamo combattendo per riuscire a riottenere il nostro istituto, anche perché per il semplice fatto che l'istituto non viene consegnato, anche gli altri studenti subiscono un disagio, perché dovremmo rientrare anche con l'istituto industriale nel comune di Piedimonte Matese e non ci riusciamo perché non si ripristinano gli istituti che si devono ripristinare. L'istituto agrario è un istituto scolastico ed è anche un istituto storico, deve essere riconsegnato ai ragazzi e ai cittadini, com'era e come deve essere per sempre. Questo è quello che vi dico, perché noi genitori siamo stanchi di sentire i ragazzi che diventano svogliati, non riescono ad ottenere, a fare quello che vogliono, cioè quello per il quale si sono iscritti all'istituto agrario. Loro volevano fare dei laboratori, volevano seguire un percorso che li avrebbe istruiti ad essere dei periti agrari, e non è così. Signora, le istituzioni, lei ha ragione a dire che siete stanchi, sarebbe insomma impossibile non esserlo. Le istituzioni, vi sentite ascoltati dalle istituzioni? Cioè cosa vi dicono? Perché ci raccontavate prima una situazione aberrante, un edificio che insomma in cantiere, lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo, che risulta consegnato, cioè veramente una presa in giro. È inaccettabile questo. Risultava consegnato, ma effettivamente sono arrivate nuove documentazioni che l'istituto risulterebbe da consegnarsi più avanti, quindi questa data di consegna slitta in continuazione senza darci un termine fisso e definitivo. Noi siamo con il punto interrogativo sempre e questo ci fa rimanere inebetiti perché non siamo sostenuti. Secondo il mio modesto parere la provincia dovrebbe essere più presente dal mio punto di vista. Poi deve dare delle risposte, soprattutto. Deve dare delle risposte, giusto quello che dice Margherita. Allora c'è Filippo Farina che è presidente del Collegio dei Periti Agrari, giusto, con voi, perché Domenico poi sottolineava come facciamo insomma a diventare periti agrari se non facciamo laboratorio. Le sue parole ci colpiscono perché poi c'entrano appieno, al di là di quella che è la specialità che ognuno sceglie, al di là dei vari licei, è proprio insomma questo poi il tema. E come si fa quindi, dottor Farina? Sì, infatti, buonasera a tutti. Infatti, noi come periti agrari ci siamo vicini a Cittadinanza Attiva perché riteniamo a cuore quello che è l'istituto agrario. Voi pensate che l'istituto agrario è un istituto che è nato sin dal 1800 con grossi sacrifici da parte dei comuni e gli altri comuni pure attorno che insieme contribuirono all'apertura di questo istituto agrario. Un istituto agrario che ha rappresentato sempre per il territorio un riferimento per quella che è l'agricoltura, perché ha sempre forgiato importanti professionisti nel campo agricolo e non, quindi che si sono sempre distinti sia a livello provinciale che a livello regionale. Questo quindi per noi è una grossa perdita, anche perché l'istituto è chiuso da circa 10 anni con grosse difficoltà. Noi abbiamo già successi precedentemente, anche interessato il Presidente della provincia, siamo stati in provincia dove abbiamo rappresentato la nostra lamentela e le nostre difficoltà, ma purtroppo ci è stato risposto che i soldi non erano sufficienti, che avrebbero recuperato altri fondi che nel giro di qualche anno si riapriva, ma tutto questo non è avvenuto, l'istituto è ancora chiuso e i ragazzi soffrono, ma questo disagio è ancora ulteriormente aggravato in questo periodo perché teniamo anche oggi chiuso anche l'istituto industriale, per cui i ragazzi che prima erano allocati, parte all'industriale, parte alla ragioneria, oggi sono praticamente allo sbando, quindi non hanno un istituto, non hanno nulla. E in questo noi con Cittadinanza Attiva siamo vicini alla struttura perché vogliamo far sentire anche la nostra voce. Noi ogni anno facciamo gli esami di abilitazione per i nuovi periti agrari e chiaramente scontiamo dei ritardi in quelle che sono purtroppo
diciamo, la loro preparazione, preparazione che viene meno per la mancanza di laboratori, mancanza di quelle che sono, diciamo, le attività che loro debbono svolgere per essere poi un buon professionista. Allora, io vi ringrazio, speriamo insomma con questa diretta, questo collegamento che abbiamo fatto con voi, e parlo di voi tutti, voi che siete collegati dalla provincia di Caserta, alla Spezia, col professor Bogni, i suoi studenti e i ragazzi del liceo di Ostia, e ripeto, sono tre situazioni che per una questione di tempo sono poche, sono rappresentative però di un intero paese, speriamo insomma di aver contribuito e di cercare poi di andare nella direzione di risolverla questa situazione. Continueremo a parlarne e insomma restiamo a monitorarla, quindi grazie a tutti di essere stati con noi, di quello che ci avete raccontato, e insomma speriamo vada meglio. Grazie mille. Allora, ci